Ciao a tutti, buona giornata, sono Don Davide. Questo mio messaggio vuole essere indirizzato in modo particolare alle famiglie della nostra attività pastorale dell'oratorio, quindi penso ai ragazzi del catechismo, con i loro catechisti, penso ai percorsi degli adolescenti, con i loro educatori, penso anche al servizio pomeridiano che facciamo ai ragazzi delle medie, alle famiglie, quindi penso alle educatrici, ma è rivolto anche a tutti quelli che a vario titolo frequentano o vengono in oratorio. In modo speciale anche è dedicato a tutti quelli che si prendono cura dell'oratorio e portano avanti questa proposta, penso anche a quelli che pregano e stimano il nostro impegno. Ma se questo mio messaggio intercettasse anche qualcuno che non sia direttamente collegato con la nostra pastorale e facesse bene, ben venga, ne sarei contento, mi farebbe felice. Abbiamo sperimentato e stiamo purtroppo ancora sperimentando come spesse volte le cose non vanno come le vorremmo, come ce le eravamo immaginate. Anzi, non so voi, ma i miei sogni normalmente non si realizzano come li avevo sognati o immaginati. A volte anche meglio, ma in buona parte dei casi proprio diversi, eh? Allora bisogna un po' reinventarsi, trovare percorsi nuovi, strategie nuove per non dimenticare il nostro obiettivo, che è quello di essere felici. Se da un lato è vero che le cose non vanno sempre come le vorremmo, è però altrettanto vero che ora, in modo speciale, dobbiamo avere un'attenzione. Quale attenzione? Quella di far sì che le delusioni che nascono dal fatto che i nostri obiettivi tardino ad arrivare, che non sono come li abbiamo pensati, però le delusioni non hanno il diritto di toglierci, di portarci via la speranza. Le delusioni non possono, non devono portarci via, toglierci, rubarci la forza, l'energia che abbiamo per raggiungere i nostri scopi. Allora, in tal senso, occorre che ci affidiamo a Dio perché Lui è quello che viene a garantire la nostra felicità. Abbiamo uno strumento bellissimo, che è quello della preghiera, per ricordarci gli uni gli altri, di metterci nelle sue mani, anzi, possiamo anche chiedere il dono della consolazione se ci scopriamo particolarmente fragili o deboli. Penso che sia bello anche che siamo vicini, ricordiamo in modo speciale quelle persone che ora stanno purtroppo soffrendo a causa del coronavirus o per tutti gli altri motivi che ci fanno star male in questo periodo. Auguro poi di vivere intensamente l'incontro col Signore nella celebrazione dei sacramenti della Cresima e Comunione, i ragazzi che domenica 15 e 22 celebreranno i sacramenti, e anche un pensiero di vicinanza a quelli che hanno scelto di spostarlo per i motivi più utili e più validi che hanno pensato. Ancora il mio augurio e a presto, speriamo presto. Ciao!